La sorella del re Felipe VI di Spagna, Cristina di Borbone, sarà processata per concorso in due reati fiscali relativi al 2007 e al 2008, ma non per riciclaggio. A deciderlo all'unanimità del Tribunale dell'Audienza Provinciale di Palma di Mallorca, imputata nel caso NOS, la Fondazione per la Promozione dello Sport, in principio senza scopo di lucro, che faceva capo al marito Iñaki Urdangarin. A Cristina di Borbone dovrebbe essere risparmiata la vergogna di sedere nel banco degli imputati. Per questo tipo di reati la legge spagnola stabilisce la possibilità di sottrarsi al processo penale se la vittima, in questo caso lo Stato, non sostiene le accuse. L'avvocato della difesa punta comunque a un verdetto di innocenza. Ci sono precedenti giuridici che dimostrano come questa accusa non abbia legittimità per continuare. Per intendernos, non sarebbe legittimata per seguire adelante. Ma il caso Noos resta una macchia per la corona. Cristina e il marito hanno 4 figli e avevano messo su una società di promozione sportiva, la Noos, attraverso la quale, spendendo il nome dei Reali di Spagna, Urdangarin otteneva fondi pubblici da enti locali molto ingenti per manifestazioni mai svolte. I due sono ormai fuori dal protocollo reale, ma il danno d'immagine per la corona di Spagna resta.